Ciao! Ci siamo? Sto in live. Ciao a tutti! Eccoci qua, pronti? Scusate di... Sto aspettando la mia ospite, parliamo di fecondazione. Sto aspettando la dottoressa dell'Istituto Marques. Come state? Ciao ragazzi! Allora, se accettate, Istituto Marques, se accetti l'invito, può darsi che riusciamo a fare questa live insieme. Nel frattempo, brutta notizia, mi è saltata un'unghia. Allora. Ciao dottoressa, ciao, grazie. Ciao Mariella, ciao Anisoara. Vediamo se ce la facciamo. Riccardo, mi prendi l'altro telefono mio per favore? Ecco, ce l'ho fatta, niente, non mi serve più. Ciao, stavo cercando l'altro telefono, ho detto adesso chiamo per capire. Ti vedo, eh? Mi vedi? Io Io non ti sì. vedo. Ti Okay. Adesso sì. vedo Ok. e ti sento. Ciao, come stai? Tutto bene? Tutto bene, tu? Tutto bene, grazie. Bene. Allora, scusami il ritardo, ma c'è un po' di traffico a Roma e stavo tornando dallo studio, un po' complesso. Lo so. Allora, oggi parliamo. Intanto presentati, loro mi conoscono. Allora, sono la dottoressa Michela Benigna, sono la responsabile internazionale di Istituto Marques, sono la collega che viaggia avanti e indietro tra Barcellona, Roma e Milano, quindi sì. Ok, allora tu ti occupi di infertilità, Corretto. giusto? Allora, oggi parliamo di infertilità, cioè volevo chiarire un po' di passi con te. In realtà tutto nasce da una coppia che ho visto oggi in ambulatorio. E allora oggi ho visto una coppia che è un paio d'anni che tenta di avere una gravidanza senza apparenti motivi di infertilità, quindi lui ha un bo liquido seminale, lei ha insomma, un discreto pattern ormonale, ha le tube aperte, quindi ha fatto isterosalpingografia, ha un problema che ha 39 anni. Quindi questo non è un problema da poco. Ho proposto a loro, visto che sono 2 anni, una fecondazione e lì è caduto Mondo. il gelo. Allora, quello che io vorrei piano piano far capire alle persone, quello che ho cercato di far capire anche a questa coppia oggi, che quando viene proposta una fecondazione non è un dramma, nel senso di non è viversi come una coppia non idonea o come essere malati, ma è semplicemente avere una difficoltà che va affrontata e che si può affrontare oggi attraverso diverse terapie. Per cui ad un certo punto io ho detto: ma scusate, con queste quadro andate direttamente a ICSI, e loro mi hanno detto: no, noi vorremmo fare prima il monitoraggio, poi prima il ciclo naturale, poi fare una stimolazione, ma poi non si può fare un'inseminazione intrauterina. Allora, io vorrei che tu oggi facessi un po', cioè dipanassi un po' la nebbia, no? Perché loro sentono tante cose, vanno su internet, leggono, e quindi ho detto fermi tutti, perché anche l'inseminazione intrauterina sicuramente va bene, ma ha delle indicazioni. Cioè, davanti a una coppia che ha un liquido seminale perfetto, forse con l'inseminazione intrauterina non risolviamo il problema. Allora, fai un po' di chiarezza, ti prego. Allora, da questo punto di vista, partendo dalla coppia che hai visto oggi in ambulatorio, chiaro che il dato più importante, come hai detto tu, è l'età anagrafica naturalmente della signora, okay? Perché noi naturalmente nasciamo con un patrimonio ovocitario che mano a mano naturalmente consumiamo. Quindi l'età per la donna è importante, uno perché naturalmente la nostra riserva ovarica
va diminuendo, ma soprattutto quello che diminuisce è la qualità ovocitaria. Okay? Questo in che cosa si traduce praticamente? Che naturalmente gli ovociti, anche fisiologicamente, quando naturalmente si hanno rapporti, si possono gli ovociti eventualmente fecondare, ma gli embrioni eventualmente che si possono andare formando magari non vanno avanti nel loro stato di sviluppo e di conseguenza poi non arrivano a dare una gravidanza, ok? E quindi si ha la mestruazione. In questo caso, per ottimizzare naturalmente quella che è la ricerca della gravidanza, in questo caso si indica, come giustamente hai fatto tu, la ICSI, perché naturalmente con una stimolazione ovarica e con un prelievo ovocitario, ottenendo naturalmente più ovociti, io vado a cercare e ad ottenere l'embrione che naturalmente è più bello esteticamente, ma soprattutto, vista l'età anagrafica, anche quello che cromosomicamente naturalmente è normale. Ok? È chiaro che per quanto ormonalmente e da un punto di vista seminale la condizione non ci rientrerebbero, mettiamola così, in quella che è un'infertilità di tipo idiopatico, tanto idiopatico non è perché abbiamo un fattore che è il fattore età, come ho detto inizialmente. Quindi fare dei monitoraggi o fare delle inseminazioni intrauterine non mi aumentano quelle che sono le possibilità di gravidanza che loro hanno avuto durante questi 2 anni di Esatto. ricerca a casa loro, ok? Come dico spesso io, se uno si rivolge al medico e uno fa una terapia medica è perché deve aumentare quelle che sono e risolvere, mettiamola così, una situazione e quindi quella che è la nostra indicazione di un percorso terapeutico serve naturalmente ad ottimizzare e cercare di arrivare il più celermente possibile all'obiettivo che è quello di avere una gravidanza, ok? Quindi Esatto. l'indicazione normalmente è questa. Quello che ho spiegato loro, però tante volte, io non so se anche tu, anche da voi, insomma, succede quando i pazienti vengono da voi, ci vuole un po' di tempo per abituarsi all'idea, no? E quindi dicono, oh, intanto partiamo così e poi vediamo. E la terapia di un'infertilità, rispondiamo anche a qualche domanda, Raffi ci chiede, la terapia di una fertilità assistita intrauterina prevedono delle stimolazioni ormonali? Prevede una blanda stimolazione ormonale perché in questo caso nell'inseminazione intrauterina quella che è il nostro scopo è quella di assicurarci che ci sia l'ovulazione. Non tutti i cicli sono ovulatori e quindi per non fare un monitoraggio vuoto e beccare giustamente nel momento in cui si vuole fare un'inseminazione un ciclo dove non si è prodotto un follicolo dominante, quindi non si può giustamente eseguire l'inseminazione intrauterina. Si fa questa stimolazione che dura 10-12 giorni, durante i quali si eseguono 2 o 3 ecografie, quando si vede che il follicolo ha raggiunto le dimensioni 18-20 mm, diamo un ultimo farmaco che è quello che aiuta il momento dell'ovulazione e 48 ore dopo naturalmente si esegue l'inseminazione dopo che naturalmente i biologi hanno capacitato il campione seminale. Cosa importante da dire è che naturalmente non bisogna focalizzare il fatto di quella quantità di spermatozoi che si introducono con l'inseminazione, ma quella è una quantità che va aggiunta a quelli che sono stati introdotti fisiologicamente con i rapporti pre e post inseminazione, ok? Se no è chiaro che l'inseminazione fatta in un unico giorno, quindi introdurre gli spermatozoi a livello del fondo della cavità uterina, quindi vicino alle porte con le tube, serve relativamente a poco, ok? Allora, ci stanno arrivando un sacco di domande interessanti. Una cosa che vi volevo però dire è che ci sono casi rari in cui si può fare anche un'inseminazione intrauterina senza stimolazione, per esempio nella donna che non vuole fare la stimolazione se si hanno delle controindicazioni importanti. E anche se poi la probabilità di successo è più bassa, e quindi c'è cioè, della serie, facciamo tutto, bisogna solo capire quanto ne vale la Chiaro. pena, no? Perché delle volte, insomma, alla fine è anche quella. Allora, una domanda importante che ci arriva è: per chi ha avuto un tumore al seno ormonale, può provocare una recidiva se si fa una stimolazione ormonale? Allora, uno dipende dal tipo di tumore e dalla positività naturalmente per quanto riguarda i recettori. Tendenzialmente predilige naturalmente avere il nulla osta da parte del collega oncologo che ha seguito direttamente naturalmente la signora e da questo punto di vista normalmente si utilizza un protocollo in particolare che è quello con l'elettrozolo che permette nonostante una stimolazione ovarica di mantenere il valore basso degli estrogeni a livello del sangue per ridurre naturalmente al minimo
il valore ematico degli estrogeni e di conseguenza a medio e lungo termine eventualmente una recidiva. Ok, Marti invece ci fa una domanda completamente diversa e poi ritorniamo, anzi ti faccio prima una sulla stimolazione di nuovo e poi torno da Marti. Allora, questa ce la chiede Leonora e ci dice: la terapia ormonale per chi ha avuto una trombosi venosa profonda divenuta poi embolia polmonare può essere effettuata ugualmente? Qui dici la tua, poi io ti racconto una storia mia. Allora, naturalmente prima deve essere fatta la consulenza ematologica, ok? E normalmente qualsiasi ematologo mi darà una terapia eparinica da fare dall'inizio della stimolazione ovarica, naturalmente previo con continui controlli dell'emocromo, soprattutto per quanto riguarda il valore delle piastrine dell'INR, per naturalmente tenerlo sotto controllo. Però finché non sia in questo caso il nulla osta e l'ok da parte dell'ematologo, ogni situazione poi è a Esatto. sé stante. Allora, ti racconto un episodio. Io ho visto poco tempo fa una paziente che non è venuta per una stimolazione, ma che ha avuto una trombosi venosa e quindi le è stata sospesa la pillola. Fatte tutte le indagini ematologiche, non aveva nessuna alterazione ematologica. Quindi si è arrivati alla conclusione, e questa è una cosa importante che dobbiamo passare come messaggio, che la trombosi venosa profonda non è necessariamente sempre legata a una terapia ormonale. Ci sono delle trombosi che vengono a prescindere, considerate che vengono per esempio anche agli uomini, ok? E le motivazioni possono essere le più disparate. Se facendo, come dicevi tu, giustamente, prima il counseling con l'ematologo, rinviene che non ci sono motivazioni genetiche, quindi non c'è una predisposizione, non ci sono motivazioni importanti, la signora può fare la terapia a prescindere e quindi magari può darsi anche che non ti diano l'eparina, forse delle volte la diamo tanto per precauzione, ma se non ci sono motivazioni vere, quindi bisognerebbe capire, Eleonora, se hai avuto una trombosi venosa, per quale motivo? Hai un fattore di Quinto alterato, di Leiden alterato, hai una protrombina, un gene protrombina mutato, perché la metti a caffè non ce ne frega più niente, questo lo sappiamo, ormai però ancora c'è chi mi dice non posso fare la pillola, non posso fare la terapia ormonale perché l'MTHFR è mutato, vabbè, però al di là di questo, quindi bisognerebbe andare poi nello specifico. Altra cosa invece importante, che non riguarda la stimolazione, ma che riguarda una cosa che può interessare molte donne, che è l'AMH. L'AMH è l'ormone antimülleriano ed è un ormone che ci dice, ci dà una, proprio dice esattamente, no, perché in medicina nulla non è, Certo. non è esatto, cioè non è corretto tutto, non è tutto perfettamente correlabile, ma ci dà una buona idea di quale è la nostra riserva ovarica, cioè di qual è la nostra probabilità di riprodurci. A 31 anni avere un AMH di 0,41 è un po' bassino, Marti. E quindi mi chiede: si può iniziare la prima stimolazione doppia? Doppia non ho capito a che vuol dire, che si riferisce, però Adesso te lo dico. a 31, quindi meno male, a 31 anni, se non vuoi un figlio subito, magari incomincia a pensare di A congelare conservare. qualcosa. Bene. Ok, allora sì, l'antimülleriano, come dico io, serve a noi che facciamo questo mestiere per capire se siamo in linea con quella che è l'età anagrafica per quanto riguarda la riserva ovarica o, come nel caso appunto della nostra amica, bisogna mettersi un pochettino di fretta nell'ottica, naturalmente, se uno vuole o meno gravidanza. Ok? È chiaro che con un antimülleriano come il suo è basso per la sua età anagrafica, però deve sfruttare il fatto che ha 31 anni e quindi di conseguenza, come giustamente le consigliavi tu, magari fare una stimolazione o una doppia stimolazione per naturalmente accumulare un certo numero di Ah, in questo ovociti da tenere lì. senso, perfetto, ho Sì, capito. nel senso sì, la doppia stimolazione o duo stim che normalmente spesso molti colleghi fanno, che sono due stimolazioni una dietro l'altra. Ok? Si fa. Ma allora, domanda da, diciamo così, ma non c'è il rischio di una iperstimolazione ovarica quando fai la No, doppia stimolazione? perché in questo caso quello che è l'induzione dell'ovulazione viene fatta con un analogo del GnRH, Ok. okay, che evita per l'appunto l'iperstimolazione. Quindi per questo è possibile ripartire 5 giorni dopo dal primo prelievo ovocitario con una nuova stimolazione che in questo caso va ad agire naturalmente sui microfollicoli che già erano stati selezionati con la prima stimolazione. Stessa domanda ce la fa Aluania e penso che abbiamo risposto lo stesso. MH056 35 anni, unico problema. Ci sono possibilità naturalmente. Allora, unico problema mi sembra un problema abbastanza serio. Ti devo dire, Aluania,
Le possibilità di rimanere in gravidanza sono basse, ma non sono zero. Considera che ho una paziente che è rimasta in gravidanza con 0,16 di AMH. Questo però non vuol dire, neanche voglio che passi il messaggio, che con 0,56 rimani sicuramente incinta. No, la probabilità è molto bassa, nulla è impossibile, ma è molto difficile. Concordi? Concordo pienamente. Perché sennò poi qual è? Se tu gli dici no, io ho avuto una paziente rimasta incinta con un AMH più basso, un po' si Posso cullano, aspettare. capito? E dice vabbè, allora posso aspettare. Assolutamente no. Non puoi aspettare, ti devi muovere velocemente. Se non hai intenzione di avere una gravidanza, ragazze, iniziamo a pensare a crioconservare. Io qualche anno fa, è già qualche anno che parlo di crioconservazione, e veni tacciata come una mezza matta che pensava alle donne semplicemente come macchine sfornafigli. Assolutamente no, io ne ho fatti tre. Ma sono rispetto, per mia sorella non ce n'ha nessuno, quindi io rispetto perfettamente chi i figli non le vuole, però nella vita le cose cambiano e cambiano anche abbastanza velocemente. Per cui quante volte noi ci troviamo davanti 45 anni, 46 anni, no? Che poi a un certo punto avevano sempre detto assolutamente figli no, poi un bel giorno si svegliano, oggi ne ho visto per esempio una di 44 anni che ha sempre detto anche no, grazie. Adesso invece dice: più passano gli anni, più mi viene voglia di fare un bambino. Ma a 44 anni, se ci avessi pensato prima, magari mi sarei riconservata gli ovociti. Adesso per fare un bambino devo utilizzare gli ovociti di un'altra donna. E non c'è nulla di male, perché l'altra domanda che si fanno le pazienti, scusa se passo di palo in frasca, No, ma tranquillo. in realtà il tempo è poco, le domande sono tante, le curiosità che arrivano anche. Un'altra cosa che mi preme sottolineare è che spesso le pazienti hanno paura di non amare abbastanza un bambino che è geneticamente non loro. Allora io dico sempre, allora intanto non è così, perché il bambino, le donatrici, e questo è importante che le donne lo sappiano, non vengono scelte a caso. Cioè io che sono castana con gli occhi nocciola, se dovessi fare una donazione, non mi prenderebbero mai, sceglierebbero mai una donatrice bionda con gli occhi azzurri, No. sceglierebbero una donna con le mie caratteristiche, quindi con le lentiggini, il capello castano, l'occhio nocciola. Idem, se io fossi di colore, non mi sceglierebbero mai la svedese bianca diafana per, fa no? Per farmi da Assolutamente donatrice. no. Tant'è che ho raccontato una storia. Qualche anno fa io ho seguito la gravidanza di una coppia, lei biondissima, chiarissima, occhio azzurro, cioè presente quasi albina. Lui scuro scuro, morissimo, carnagione scuro olivastro, fanno una ovodonazione, nasce questo bambino che era spiccicato alla madre, quindi biondo, occhi azzurri, chiaro di carnagione, una cosa impressionante. La mia segretaria, che ovviamente non sa se le donne in gravidanza hanno fatto una ovodonazione o meno, sanno solo che sono incinte, quando ha visto il bambino in sala d'attesa dice: ah, complimenti, ma questo bambino ti ha tagliato la testa, gli ha detto alla madre. La madre ha sgranato gli occhi come per dire: Poveri. è entrata, ma ha detto: ma non lo sapeva. E dico: no, però hanno scelto talmente bene la donatrice che questo figlio, che non è geneticamente come te, è tuo e non di tuo marito, cioè Corretto. il padre non c'aveva assolutamente nulla, cioè era spiccicato la madre. Tra l'altro, so che ci sono degli studi, e su questo vorrei che tu magari mi dessi conferma o Sì. meno, che dicono che in realtà c'è un mix genetico, per cui una parte del patrimonio genetico della mamma, anche se non è geneticamente presente nell'embrione in quanto l'ovocita di un'altra donna, alla fine entra a far parte di questo Corretto, embrione. sì, nel senso che è quello che ci sta spiegando l'epigenetica, ok? Nel senso che l'epigenetica ha smontato quello che era l'assunto della genetica classica, dove è solo il patrimonio genetico che influenza l'ambiente in cui sta e non che l'ambiente in cui sta influenza giustamente il patrimonio genetico, ok? E questo si vede perché naturalmente, come dicevi tu, quando io vado a trasferire un embrione naturalmente in un utero di una donna, dal momento zero in cui si va a impiantare, i due iniziano a comunicare, interagiscono e si scambiano, ok? E di conseguenza l'espressione genica non segue sempre le leggi mendeliane, quindi così matematiche, ma c'è appunto una compenetrazione naturalmente di quelle che sono le caratteristiche di chi porta quel patrimonio genetico e permette di conseguenza la lettura, che
che poi è l'espressione di quello che dicevi tu, il bambino che è uguale alla madre, ok? E viceversa, oltre al fatto che lo sappiamo benissimo che anche nelle gravidanze da eterologa tranquillamente si fa il test del DNA fetale come in tutte le gravidanze, Esatto. perché le cellule fetali scorrono nel sangue della madre, come è normale che sia, ok? Quindi l'interazione è giustamente bidirezionale, così è sempre stato e sempre sarà, a prescindere da dove derivi quell'embrione che poi sarà giustamente una persona. Perfetto. Torniamo indietro invece a, quindi ad un'altra informazione tecnica. La presenza di fibromi potrebbe creare problemi in un percorso di fecondazione in vitro? Allora, dipende. Uno, dipende Esatto. da dove sono situati, ok? Due, naturalmente, le loro dimensioni, ok? Questo è importante, naturalmente, fare un buon counseling quando arriva una paziente e deve essere, naturalmente, questo correlato in base a quella che è la situazione generale della coppia, ok? Perché, naturalmente, se io ho una signora, appunto, che ha un'età un pochettino, mettiamola così, un po' al limite per una fecondazione in vitro, per cui la priorità è quella di andare a creare degli embrioni. Prima mi occuperò naturalmente di andare a fare una stimolazione ovarica, a creare gli embrioni, dopodiché tranquillamente potrò occuparmi di andare a ripristinare quella che è la cavità uterina per far sì naturalmente che la signora poi possa viversi una gravidanza che abbia meno rischi possibili di complicanze, perché come giustamente sappiamo, i fibromi non mi sono causa di mancato impianto, quindi di non gravidanza, test di gravidanza negativo, ma sì che dipende dalle posizioni, possono essere naturalmente causa o concausa naturalmente di aborto o di parto prematuro, perché crescono durante la gravidanza, non sappiamo di quanto, però è chiaro che devono essere tenuti monitorati. Ok, perfetto. E questo è importante perché altra paziente mi è capitata oggi che vuole fare adesso, sempre la 44enne, che vuole Ok. fare adesso la gravidanza con l'ovodonazione, ha un mioma, ma è un mioma intramurale, ma quasi tutto sottosieroso, quindi tutto verso l'esterno e quindi in quel caso è un mioma che non inficia la possibilità di avere una gravidanza, per cui gli ho detto è inutile che siamo lì ad operarlo. Con rischio che poi sanguini, cioè fate la Chiaro. gravidanza e poi Dio vede e provvede. Allora, Adri ci chiede: buonasera, io ho 49 anni, che strada per una gravidanza potrei seguire? L'abbiamo detto fino adesso, ma vai, forse si In è questo collegata caso, dopo. la strada naturalmente migliore è quella di un eterologo, quindi di un'ovodonazione, perché naturalmente a 49 anni la qualità ovocitaria è molto bassa, oltre naturalmente la riserva ovarica, e di conseguenza quelle che sono le possibilità con una fecondazione in vitro sono praticamente prossime allo zero. Non esiste in medicina nello zero nel 100%, però è chiaro che è un percorso caldamente sconsigliato, quindi sì. Bisogna iniziare a pensare a fare un percorso di ovodonazione. Senti, invece ci chiedono, ma che è sto AMH? Allora, la AMH è un ormone che viene prodotto da quelli che si chiamano i follicoli antrali, ovvero i microfollicoli che noi abbiamo e che spesso chiediamo di andare a fare un'ecografia al secondo o terzo giorno del ciclo, appunto per andare a vedere quanti microfollicoli hanno. Ok, quindi sono questi microfollicoli che ci danno poi questo valore, quindi ci dicono indicativamente, numericamente, quanto è la nostra riserva ovarica. Ok, sono circa un 15 anni più o meno, un poco meno dei 15 anni, che è stato trovato quest'altro parametro della valutazione della riserva ovarica, perché quelli storici che ancora giustamente utilizziamo e che spesso risultano essere fondamentali sono l'FSH, l'LH e l'estradiolo, però chiaro, con la AMH ci permette, tra virgolette, di orientare, di sapere se una paziente, in base alla propria età anagrafica, è una normo responder o è una bassa responder o è una high responder. Okay? Quindi serve, ribadisco, come ho detto prima, a noi che ci occupiamo di questo mestiere per indirizzare le signore a intraprendere il percorso migliore per loro che gli può dare il prima possibile naturalmente la gravidanza.
Altra domanda, ne facciamo, guarda, ovviamente ci allunghiamo un altro pochino perché ci siamo collegati in ritardo, quindi io ti trattengo fino Sì, tranquillo. massimo 45, poi ti lascio stare, giuro. Dopo la conizzazione, quanto tempo deve passare prima di fare un'inseminazione? Allora, da questo punto di vista, normalmente dopo la conizzazione, tendenzialmente almeno un 2-3 mesi. Naturalmente si deve fare la visita di controllo perché bisogna vedere come naturalmente come è stato il processo di cicatrizzazione. Poi bisogna vedere se eventualmente deve essere fatto anche un discorso di vaccinazione eventualmente per l'HPV. Quindi quello normalmente si va e ci si coordina in parallelo insieme alla collega, al collega che ha naturalmente eseguito la conizzazione, che giustamente è colui o colei che ha seguito e che in prima ipotesi va naturalmente a darci il suo ok una volta che ha visitato la paziente. Allora, adesso rispondiamo a una domanda di Dani. In realtà rispondo io, Dani, perché noi l'abbiamo detto fino adesso. E lei è la dimostrazione che alcune scelte terapeutiche noi le facciamo anche in base a quello che vuole il paziente. Proprio perché quello che dicevo oggi a questa signora che voleva fare per forza il monitoraggio, alla quale io ho dato l'appuntamento del monitoraggio, alla fine ho detto le scelte terapeutiche non vanno imposte, vanno concordate. Una volta che io ti ho spiegato quello che penso, tu non sei d'accordo, puoi fare un'altra cosa, a meno che non sia una cosa che è eticamente scorretta e quindi che va contro proprio i miei principi. Io ti accontento, ma ti dico che perdiamo tempo. Però una volta che io ti ho avvisato, va benissimo. Allora dice, ho 42 anni, MH08, fatto un transfer, è andato male, mi hanno consigliato eterologa, ma io voglio provare con il mio. Allora, cara Dani, ad un certo punto ognuno fa quello che vuole, nel senso, e in questo, allora, nel senso che ti è stato così di fare eterologa. Tu vuoi farla con il tuo? Benissimo. E ti dico di più, Dani, forse da questo punto di vista tu hai ragione. Lo deve Per fare. quale motivo? Perché tanto alla fine, se proprio va male, eterologa vai a finire. E allora prova fino a quando puoi con il tuo. Se proprio vedi che non vai a buon fine e continui a fare embrioni di cattiva qualità, o lo fai a 42, a 43, a 44, non ti cambia niente. Alla fine, al massimo, l'eterologa puoi fare. Quindi da questo punto di vista, io un pochino, Dani, la comprendo. Cioè, piuttosto che dire, vabbè, sai. Che faccio? Cioè, Che perché andare no. subito? Ci voglio provare e provaci, Dani. Piuttosto devi solo pensare, perché è solo quello il problema. È un po' come quando ti racconto un'altra storia, perché io tante situazioni poi le vivo in base a quello che succede ai pazienti. Ho avuto una paziente che ha avuto una gravidanza a termine, poi ha avuto un primo aborto spontaneo, e poi un secondo aborto spontaneo, e poi il terzo aborto spontaneo, 42enne. A un certo punto mi dice: c'è sicuramente qualcosa? E io dico: no, guarda, terzo aborto spontaneo, mi dispiace, ma 42 anni è quasi sicuramente genetico. Non convinta, a quando ha avuto il terzo aborto, ha fatto fare il test genetico del fetino ed era una trisomia 21. Quindi a quel punto le ho detto: cara, abbiamo due alternative. O smetti di provarci, oppure sai che c'è una selezione, continua fino a quando arriva quello giusto. L'importante è che tu psicologicamente sei pronta all'insuccesso. E quindi, Dani, quello che io mi sento di consigliarti è: se tu sei pronta, e quindi sopporti l'idea che potrebbe essere un insuccesso e ce la fai psicologicamente, vai, prova all'infinito, fino a quando la tua riserva ovarica è zero. A quel punto Non puoi sai che l'alternativa è per forza l'eterologa. Questo è quello che penso No, io. è quello che dico io spesso e volentieri. Il nostro compito è quello, giustamente, da medici, di dire quelle che sono le percentuali di successo in base ai vari tipi di percorsi. Poi è chiaro che la scelta, come dicevi tu, è condivisa, ok? Quindi se naturalmente una coppia vuole fare e non è pronta, perché uno deve essere pronto per accettare naturalmente quello che è il percorso dell'eterologa. Il mio compito, se loro vogliono continuare naturalmente con quello che è il percorso dell'omologa, è accompagnarli e dandogli quello che è il massimo che la medicina della riproduzione dà, da un punto di vista medico e da un punto di vista biologico. Quello, quindi questo è quello che dobbiamo andare a fare. Esatto. E facciamo l'ultima domanda e poi ti lascio. Allora,
mi chiedevano di fare differenze, ma devi essere velocissima, ok? Tra fecondazione in vitro, FIVET, ICSI e IUI. Ok, allora. Questa è una domanda da un milione di dollari. No, allora. Mo ti becco pure chi è che me l'ha chiesta, eh? Così Allora, se la vuoi senti. maledire, puoi maledire lei. Giuro, non è una Allora, del mio per fatto. fecondazione in vitro si intendono, si accomuniamo FIVET e ICSI, ok? E Vai. inseminazione intrauterina invece è un altro tipo di discorso. Inseminazione intrauterina è una tecnica di primo livello dove è un aiuto poco più che i rapporti che si hanno a casa normalmente, ok? Come dicevo prima, si va a monitorare il momento dell'ovulazione, lì si aggiunge la quantità di spermatozoi capacitati per aumentare lievemente quella che è la possibilità naturale di gravidanza. Ok? La fecondazione in vitro è quando io vado a recuperare naturalmente gli ovociti ed esternamente li vado ad unire agli spermatozoi. Ho due modi per unirli, uno è la FIVET e l'altra è la ICSI. La FIVET è la maniera naturale, quindi quando si accostano gli spermatozoi all'ovocite, quindi come avviene in tuba, il migliore entra dentro dopo un lavoro coordinato dei vari spermatozoi. La ICSI invece quando l'incontro è un pochettino più forzato, quindi è il biologo che prende uno spermatozoo, lo microinietta all'interno dell'ovocite, quindi forza quello che è l'incontro tra i due Mito, cioè gameti. ci hai messo un minuto, Ok? cioè, Vedi, essere rapida. ammazza, bravissima. Allora io ti ringrazio Nulla. perché sei stata veramente splendida come sempre. Grazie. E abbiamo risposto a un sacco di domande, ci ringraziano, ci hanno detto anche che siamo fantastiche, siamo stupende, meno male che ce lo dicono loro perché a quest'ora di sera, dopo una giornata ambulatorio, post fatte, sentirci che siamo stupende, insomma, no? Da donne ci fa piacere. Allora, io ti ringrazio, salverò la diretta ragazze, quindi state tranquille, continuate a seguire me, ovviamente, l'Istituto Marques. Ci saranno altre dirette insieme, generalmente ne facciamo una al mese. Andate sul mio profilo, su quello dell'Istituto Marques, perché trovate le registrazioni di tutte quelle che abbiamo fatto nei mesi scorsi. E quindi da luglio mi sembra che andiamo avanti con le Sì. dirette, quindi questa è la quarta o la quinta addirittura. E se avete domande, fatele in privato sul DM dell'Istituto Marches e vi risponderanno. Io faccio un po' più di fatica a rispondere perché siete tantissime, ma loro sono bravissimi, sono molti di più di me e quindi vi risponderanno. E vi ricordo una cosa, che se avete difficoltà ad avere gravidanze, non perdete tempo, non abbiate paura di farvi fare la diagnosi, rivolgetevi anche all'Istituto Marches, dove la prima visita è gratuita, quindi potete andare a fare una consulenza gratuita, anche solo per farvi controllare gli esami da personale che si occupa di questo problema e per evitare che capitiate in mano di qualcuno che magari invece il problema non lo conosce e vi dica stai sereno che prima o poi ce la farai e poi invece non è così. Allora, mi raccomando, affidatevi a persone che di infertilità se ne occupino. Ciao, grazie a tutti. Ciao, Buona alla cena. prossima. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.